qualcos'altro. Il contratto non ti concede neppure una goccia di sangue. Le parole precise sono una libbra di carne. Bada dunque al tuo contratto e abiti la tua libbra di carne, ma se tagliandola versi una sola goccia di sangue cristiano, le terre e i tuoi beni ti saranno per la legge di Venezia confiscati a favore dello Stato. Bravo giudice! Lo vedi, ebreo, che dotto giudice è questo? Questa è la legge. Puoi leggerla tu stesso. Poiché volevi giustizia, giustizia avrai, e più di quanta tu ne desideri. Dottissimo giudice! Lo vedi, ebreo, che dotto giudice è questo? Datemi il mio denaro e che il cristiano vada libero. Ecco il denaro. Piano! L'ebreo deve avere soltanto giustizia. Egli deve avere soltanto quello che gli dà il contratto. Oh, ebreo! Ecco un giudice provo, un dotto giudice. Dunque, preparati a tagliare. Non hai da versare sangue e non hai da tagliare né più né meno di una libra di carne. Se tu ne taglierai più o meno di una libra esatta, e se il tuo bottino sarà più leggero o più peso della centesima parte d'un'oncia, o se l'ago della bilancia sgarrerà ad un capello, tu morrai e tutti i tuoi beni ti saranno confiscati. Oh! È un secondo Daniele, un vero Daniele! Oh, ebreo, ora sì che ti tengo per il collo, infedele! Che aspetta l'ebreo? Perché non prende la sua lite? Datemi il triplo del mio denaro e lasciatemi andare. È già pronto per te. No! Eccolo! L'ha rifiutato in pieno tribunale. Egli deve avere soltanto giustizia secondo il suo contratto. È un Daniele, ripeto, un vero Daniele. Ti ringrazio, ebreo, per avermi insegnato questa parola. Non avrò più il mio denaro. Avrai solo quello che ti spetta secondo il tuo contratto e devi prenderlo a tuo rischio, ebreo. Allora, che il diavolo l'accompagni. Non discuterò più. Aspetta, ebreo! La legge ti prende anche da un altro lato. Le leggi di Venezia statuiscono che quando è provato che uno straniero ha direttamente o indirettamente attentato alla vita di un cittadino, alla parte offesa spetta la metà dei beni dell'offensore, mentre l'altra parte è devoluta alle casse segrete dello Stato. Per di più, la vita è alla descrizione del doge senza appello. Io dichiaro che questa disposizione ti riguarda, perché tanto direttamente che indirettamente tu hai attentato proprio alla vita del convenuto e perciò sei incorso nella pena da me ricordata. Inginocchiati dunque e invoca la misericordia del doge. Inginocchiati per... Chiedi la grazia di poterti impiccare da te, ma poiché la tua ricchezza aspetta lo Stato, tu non avrai neppure da pagarti una corda e ti dovranno impiccare a spese del governo! Perché tu possa vedere la differenza che passa fra il nostro animo e il tuo, ti condono la vita, anche prima che tu me la chieda. Metà della tua fortuna è di Antonio, l'altra metà è dello Stato. Solo una tua piena sottomissione potrebbe convertirla in un'ammenda. Sì, per la parte che va allo Stato, non per quella che va ad Antonio. No, no. E prendetevi anche la mia vita. Non fatemene grazia. Voi vi prendete anche la mia casa, togliendovi il puntello che la tiene su. E vi prendete anche la mia vita, togliendomi i mezzi per vivere. Che grazie vi volete fare, Antonio? Una corda gratis, niente altro. Bene. Se piace al doge mio signore e a tutta la corte che gli sia resa la metà dei suoi beni, io sono contento. Così potrei tenere io l'altra metà per darla alla morte di lui al gentiluomo che gli ha rapito la figlia. Ma per far questo pongo due condizioni.
Che egli si faccia subito cristiano. Sì, sì, cristiano. E che qui in piena corte doni per iscritto quanto possiederà alla sua morte a sua figlia Jessica e al suo nuovo figlio Lorenzo. O revoco il perdono che gli ho concesso. Sei soddisfatto, ebreo? Che cosa ne dici? Sono contento. Scrivano, prepara l'atto di donazione. E adesso, vi prego, lasciatemi uscire di qui. Non mi sento bene. Mandatemi l'atto e lo firmerò. Vai pure, ma bada di firmare. Per il tuo battesimo avrai due compari, ma se il giudice fossi stato io ne avresti avuti 10 di più. E per accompagnarti alla forca, non al ponte. Messere, vi prego di venire a cena a casa mia. Ringrazio vostra serenità, ma devo andare stasera stessa a Padova per un impegno che ho già dovuto rimandare. Mi duole che non possiate partire con più comodo. Antonio, fate un dono a questo gentiluomo, perché a mio parere gli dovete molto. Dottore, io e il mio amico siamo stati oggi, per il vostro sapere, liberati da una dolorosa condanna. E per questo intendiamo ricompensare le vostre cortesi fatiche coi 3.000 ducati che dovevamo all'ebreo. E vi resteremo ugualmente in obbligo di affetto e di servitù. È ben pagato chi è ben soddisfatto. Io sono ben soddisfatto di avervi liberati e perciò mi considero ben pagato. Ma vi prego di riconoscermi quando ci rivedremo. Vi auguro ogni bene e vi lascio. Signor mio, sono costretto a provare ancora. Accettate un nostro ricordo come un omaggio, non come un compenso. Voi insistete tanto che devo cedere. Datemi i vostri guanti. Li porterò per vostro ricordo. E per affetto a voi vi prenderò quest'anello. No, non ritirate la mano, non voglio altro e voi per affetto a me non me lo potete rifiutare. Quest'anello, ahimè, signor mio, è un gingillo e per me sarebbe vergogna farvi un simile dono. Non posso accettare altro, anzi vi dirò che adesso lo desidero. V'è qualcosa in quest'anello che a me importa più del suo valore. Vi darò il più prezioso anello che sia a Venezia e lo troverò con un pubblico bando. Ma per questo qui vi prego, scusatemi. Vedo, signore, che solo nell'offrire siete liberale. Prima mi avete insegnato a mendicare, ora, se non sbaglio, mi insegnate come si risponde a un mendicante. Signor mio, quest'anello mi è stato donato da mia moglie. Quando me l'ha messo al dito, mi ha fatto giurare che non l'avrei né venduto, né dato, né perduto. Ma questa scusa serve a molti uomini per risparmiare i loro regali. Ma se vostra moglie non è pazza, quando saprà come io mi sia meritato quest'anello, non vi serberà eterno rancore, perché lo avrete dato a me. Sta bene. La pace sia con voi. Bassanio, signor mio, dategli l'anello. E che i meriti di lui e l'affetto mio possano valere contro il divieto della vostra sposa. Vai, Graziano, corri, raggiungilo, dagli l'anello. E insisti perché venga a casa di Antonio. Vai, fai presto. Venite. Andiamo, Antonio, a casa vostra. E domattina voliamo tutte e due a Belmonte. Domanda dove sta di casa l'ebreo. Dagli quel foglio e faglielo firmare. Noi partiamo stanotte per arrivare un giorno prima dei nostri mariti. Sì. Ah, finalmente vi raggiungo. Il mio signore Bassanio ci ha ripensato su. Vi manda l'anello e vi invita a cena con lui.
La cena no. Ma accetto l'anello. E con molto piacere, vi prego di dirglielo. Intanto volete indicare al mio scrivano la casa del vecchio Shylock? Sì, signore. Signore, vorrei parlarvi. Voglio provare a prendere a mio marito l'anello che gli ho fatto giurare di tenere per sé. T'assicuro che ci riuscirai e li sentiremo giurare e rigiurare che hanno dato i loro anelli a due uomini. Ma noi li confonderemo giurando più di loro. Sta bene, andate. Venite, signore. Chiara, è la luna. In una sera come questa, gli alberi si lasciano baciare in silenzio dal vento. In una sera come questa, credo che Troilo salisse sulle mura di Troia e in un sospiro lanciasse il cuore verso le tende greche, dove Cressida da quella notte giaceva. In una sera come questa Tisbe avanzava timida sulla rugiada, quando appena scorta l'ombra del leone che sopravveniva, spaventata fuggì. In una sera come questa Didone, ritta sulla spiaggia del mare infuriato, agitava un ramo di salcio per richiamare a Cartagine l'amor suo. In una sera come questa Medea raccoglieva erbe incantate che dovevano ringiovanire il padre del suo Giasone. In una sera come questa Jessica lasciava la casa del ricco ebreo e col suo povero amante fuggiva da Venezia fino al lontano bel monte. In una sera come questa il giovane Lorenzo giurava di amarla, rubandone il cuore con grandi promesse di fede, delle quali neppure una era sincera. In una sera come questa la gentile Jessica calunniava come una piccola bisbetica quell'amore. Ma Lorenzo la perdonò. Ti terrei desto così tutta la notte, se nessuno venisse. Ma ascolta, sento un passo. Chi cammina laggiù? Un amico. Come vi chiamate? Stefano, e vengo ad annunciarvi che la mia padrona sarà qui a Belmonte prima dell'alba. Chi l'accompagna? La sua dama Nerissa. Ma scusate, il mio padrone è tornato? No, e non ne sappiamo nulla. Jessica, ti prego, entriamo. E prepariamoci a festeggiare come si deve l'arrivo della padrona di casa. Del resto non importa. Perché dovremmo entrare? Stefano, va ad annunciare che la padrona è vicina e fa venire i musici all'aria aperta.